con Luca Guercilena, General Manager Trek Segafredo. Luca, un inizio di stagione devo dire molto buono tra Mollema, Brambilla e i buoni risultati insomma di Giulio Ciccone. Tirreno Adriatico, Sanremo, qual è il punto della situazione dei ragazzi partendo da Giulio? Chiaro, siamo partiti bene, era il nostro desiderio partire in modo corretto in questa stagione, ma Giulio sicuramente ha dimostrato di essere in condizione, in forma, gli è mancata solo la vittoria, però abbiamo visto anche alla Aiguilla in questa settimana comunque una prestazione di livello, per cui siamo abbastanza fiduciosi da Larciano in poi di raggiungere la condizione adeguata, pur sapendo che chiaro il giro è poi l'obiettivo principale. Stesso discorso per Vincenzo, siamo partiti bene, ma sempre con l'obiettivo poi di crescere. Sicuramente la Tirreno per Vincenzo diventa un obiettivo. E poi avremo anche Moschetti che reduce dalla caduta del UAE, però cercherà di essere pronto e competitivo per la Tirreno. E poi invece, diciamo, esulando dal discorso Tirreno, Brambilla così avanti nella condizione con la bellissima prova insomma della scorsa settimana, te lo aspettavi o? Ah, devo dire che Gianluca ha avuto per qualche anno dei problemi fisici che non l'hanno mai fatto rendere per il livello che normalmente può avere, e quest'anno è riuscito finalmente a far andare tutto per il meglio e ha fatto una prestazione sinceramente molto buona. È partito chiaramente forte e siamo convinti che nelle prossime corse sarà comunque molto composto. Dicevi Vincenzo, la Tirreno Adriatico già un obiettivo addirittura quindi di vittoria della classifica generale o comunque un obiettivo per avere qualche altro risultato in più? No, direi per avere qualche altro risultato in più, sicuramente schierarsi a competizione con i migliori e poi da lì capire dove posizionarci per preparare poi chiaramente il giro. Però chiaramente l'idea è quella di avere la Tirreno comunque già come un test abbastanza importante. E poi alla Sanremo invece Vincenzo ci sarà e Giulio ci sarà, la squadra ormai più o meno è composta e ci sarà anche Brambilla. Sì, a grandi linee come sempre vogliamo fare la valutazione tra Parigi-Nizza e Tirreno e da lì poi stabilire esattamente i nostri lista partenti e chi sarà effettivamente il capitano. Sappiamo che saremo una corsa molto particolare, per cui ci vogliono caratteristiche specifiche, però ripeto, così come l'anno scorso abbiamo corso in modo molto aggressivo, sapendo che quali erano le nostre qualità, anche quest'anno faremo delle valutazioni per essere competitivi. Ultimissimo aggiornamento, Moschetti, l'abbiamo accennato prima, 4 punti sul ginocchio se non ricordo male per il problema Tiberi, scusa, sul discorso della caduta sfortunata alla White Tour. Come sta invece Antonio? No, Antonio sta bene, domani se tutto va per il meglio dovrebbe partire a Larciano, quindi fortunatamente è giovane, per cui gli infortuni si recuperano velocemente, un ragazzo di talento su cui abbiamo grandi speranze, però come sempre con i giovani preferiamo lavorare con tranquillità e farli crescere senza troppe pressioni. Perfetto, ti ringrazio. Grazie. Ciao Luca. Ciao.